La stretta della Germania sui confini con la Repubblica Ceca e il Tirolo provoca disagi e proteste fra i lavoratori frontalieri. Il governo tedesco si è detto costretto alla decisione per arginare la diffusione delle varianti di coronavirus più contagiose, che rischiano di compromettere i sacrifici di mesi di chiusura. Così si potrà entrare solo dopo una registrazione online e il risultato di un test negativo. Preoccupano i focolai di variante sudafricana in Tirolo. La britannica ha costretto alla chiusura di alcune aree in Repubblica Ceca. 4.500 lavoratori transfrontalieri ora vogliono tornare a casa. In nessuna circostanza accetteranno di rimanere in Germania, dice la loro rappresentante. Lavorano in Germania e lì pagano le tasse, ma le frontiere sono di nuovo chiuse. Sembra di essere tornati indietro di 30 anni. Per evitare che i camion restino bloccati in Austria, i funzionari del Tirolo faranno la verifica dei documenti al passo del Brennero. Berlino, intanto, ha esteso gran parte delle chiusure fino al 7 marzo e anticipato che sarà una Pasqua senza vacanze.